dopo la neve, l'incubo delle strade ghiacciate, a Mestre, Ponte della Libertà in tilt per 6 microtamponamenti e decine di infortuni tra i pedoni. E non si placano le polemiche per la cattiva gestione della sicurezza durante la nevicata di lunedì. Dopo l'annunciato esposto dell'Adico alla Procura di Venezia contro il Comune, oggi si è aggiunta l'interrogazione del Movimento 5 Stelle, con cui i grillini chiedono spiegazioni e l'annullamento del premio di produzione ai dirigenti del settore protezione civile. Sentite le dichiarazioni del nuovo consigliere comunale del Movimento di Grillo. Allora, avete presentato un'interrogazione contro il modo in cui il Comune ha reagito con la grande nevicata. Sì, noi ci facciamo portavoce, interpreti del disagio e dello sdegno dei cittadini per l'impreparazione dell'amministrazione nei confronti di questo evento che era perfettamente prevedibile. Quindi in questa interrogazione noi chiediamo ragione del fatto che determinate misure non siano state messe in atto. Una, quella fondamentale, quella che il Comune stesso raccomanda nel suo sito a tutti i cittadini, che è quella di provvedere allo spargimento del sale prima dell'evento meteorologico, cosa che invece non risulta essere stata fatta, anzi nel comunicato stampa del coordinatore del sindaco per la protezione civile Maurizio Calligaro si parla di un'operazione di spargimento di sale che è iniziata alle 9.45 del giorno stesso, quindi subito dopo che era cominciata la nevicata. In più ci sono delle perplessità, noi chiediamo anche di sapere se e quanti mezzi e di che tipo sono stati utilizzati dall'amministrazione, i mezzi specifici per lo spargimento del sale e gli spazzaneve, perché se c'è stato un uso di questi mezzi è stato assolutamente sottodimensionato rispetto alle necessità, tant'è vero che ancora il giorno dopo le linee principali, le strade di percorrenza principali nella città era ancora impraticabile. Ci sono state numerosissime segnalazioni di disagi, di code. Ancora oggi ci sono stati incidenti alle porte del ponte di Venezia, per Venezia, ai pili, che hanno coinvolto 6 automobili che hanno ulteriormente danneggiato la circolazione, ostacolato la circolazione. Ancora stamattina in via Milanese proseguivano i lavori di sostituzione dei lampioni con ulteriori disagi per gli abitanti. Un altro aspetto fondamentale è che delle linee fondamentali, come per esempio le linee che portano all'ospedale, anche queste sono state trascurate. I marciapiedi non erano assolutamente agibili, segnalazioni fatte al SUEM, al 118, gli orari, i tempi di percorrenza dall'ospedale dell'Angelo fino a Marghera erano di 1 ora e mezza quella notte, quindi qualcosa di assolutamente inaccettabile per la popolazione. A conclusione noi chiediamo innanzitutto che si dia ragione di questa inefficienza, che si metta la questione di fronte, che si mettano i responsabili di fronte alle loro responsabilità, quindi dirigenti che vengano individuati e sanzionati, se non altro senza il percepimento dei premi di produttività, e che l'assessore alla protezione civile tragga le conseguenze politiche da questo insuccesso.